positiva o negativa. La libertà è semplicemente la sincerità di essere quello che sei e di essere libero in quel senso, no? Poi ci sono libertà anche e cattività fisiche, e lì insomma parliamo di sistemi molto più grandi che insomma sono anche difficili da scardinare, però se rimaniamo diciamo sul piano metafisico, per me la libertà ha a che fare molto col coraggio e con la propria personalità e con la sincerità di quello che siamo, no? E io non ho particolari paure, ho delle paure strambe, ho le paure che hanno tutti gli esseri umani, penso, paura di rimanere soli, paura di perdere le persone care, di, insomma, delle paure abbastanza esistenziali che esistono dai tempi dei tempi, quindi non è una paura particolarmente strana. Grazie. Abbiamo parlato, Matilda, della tua carriera che quest'anno ha conosciuto una svolta importante. Proprio a Taormina avevi ricevuto forse il tuo primo premio, uno dei primissimi. Atlas arriverà in sala l'8 luglio con Vision Distribution. Ti chiedo questo, quanto credi i festival possano aiutare a far ripartire la stagione cinematografica? Scegliere dei personaggi femminili che siano protagonisti, che siano indipendenti, attorno ai quali ruoti veramente la storia e che non debbano essere sempre dei personaggi a servizio di un altro personaggio, perché penso che veramente sia importante anche... io ho iniziato con un personaggio femminile molto molto forte, con Veloce come il Vento, quindi in un qualche modo anche lì cerco di onorare quel tipo di personaggi, cerco sempre di riportare e di interpretare dei personaggi femminili forti che siano veramente protagonisti della storia in un modo o nell'altro. E, non lo so, il personaggio che vorrei interpretare è 1200, quindi insomma, vedrò, non lo so, nello specifico non lo so. Allora, due veloci domande di Eli. Perché andare in vacanza. Poi a un certo punto, durante il processo di scrittura, io nel frattempo stavo girando anche un documentario per la televisione in Afghanistan e quindi ho vissuto un altro mondo ancora, l'ho conosciuto da vicino. Poi sono arrivati gli attentati in Europa, quindi il terrorismo è diventato quello che ti mette paura anche quando sei su un bus o su un tram, una metropolitana, e vedi una persona che lascia di uno zaino. Allora è cambiata, quindi ancorarmi alla realtà faceva diventare subito vecchio un film che non voleva essere vecchio, ma voleva essere universale. E quindi ho deciso che piuttosto che cercare di inseguire la quotidianità, l'abbiamo abbandonata e ci siamo, come Matilde diceva prima, ci siamo ancorati a delle emozioni che fossero comprensibili in uno stato d'animo e che sono comprensibili, a mio modo di vedere, ancora di più oggi, dopo quello che abbiamo vissuto anche con la pandemia. In questo senso è stato utile anche tutto il processo di montaggio con Esmeralda Calabria, che abbiamo compiuto durante il periodo di pandemia e che ci ha permesso di distanziarci ancora un po' di più da un certo realismo per arrivare ancora di più a un certo tipo di essenza del film. Quindi di non riraccontare il passato con dei normali flashback, o di non raccontare tutto in modo cronologico e didascalico, ma di ricostruire il passato come lo sta ricostruendo per se stessa la propria. L'idea è proprio quella di... noi non volevamo neanche dare un'idea di realismo in questi flashback, non li chiamo neanche troppo flashback, perché sono più quasi ricordi di Allegra, e volevamo cercare di entrare nella sua emozione di quel momento, e quindi anche lei, come in molti processi anche di traumatici, di acquisizione, di ricognizione della propria personalità dopo un trauma, anche lei deve avere il suo tempo per ricostruire ciò che è accaduto e arrivare sempre più vicino al momento dell'attentato, di quello che ha causato il suo stress, e questa è stata un pochettino l'idea. Abbiamo poi riscritto la sceneggiatura anche in versione cronologica per poter mettere insieme i pezzi meglio, ma poi spesso e volentieri, là dove facciamo delle scene legate al passato, non erano così legate a un sorto di realismo della scena, ma più che altro a quello che vivevano lei e i suoi amici secondo il suo punto di vista durante quelle scene.
Una domanda per entrambi che è questa: come siete riusciti, da interprete e da regista sceneggiatore, a coniugare la non neutralità di cui parlavi prima, che io sento fortissima nel film, e contemporaneamente un pudore, perché non ci sia una seconda violenza su ragazze, su persone che vengono già violentate dalla storia? E poi per te e basta, Niccolò, le influenze di questo film. Io ho sentito per esempio tantissimo cinema italiano anche degli anni 70, Emilio Greco, ho sentito molte cose che mi hanno riecheggiato visioni passate con piacere. Allora, riguardo alla prima domanda, per noi è stato veramente importante dal primo momento non mancare di rispetto alla vita, diciamo, alla vita non solo delle reali vittime, perché poi la storia si distanzia tantissimo dalla storia vera. Abbiamo anche Matilde, ha avuto l'opportunità di conoscere la ragazza che è sopravvissuta, ma la storia che abbiamo raccontato non è una storia reale legata alla vera storia. Però non volevamo mancare di rispetto alla vita, vuol dire essere sempre consapevoli che stiamo raccontando delle emozioni umane, che non volevamo né esagerare né portare quel di più solo per creare un'emozione forte, ma che poi si distanzia dalla vita vera, ma neanche sottrarci dal dolore, che è importante, perché il dolore, soprattutto quello più profondo, quello che ti porta a essere vendicativo, essere a non dormire, ad aver paura degli altri, a non voler essere toccato degli altri, è un dolore che volevamo raccontare nel profondo e che, a mio modo di vedere, Martina ha capito bene e addirittura ci ha permesso di togliere dei dialoghi che spiegavano questo dolore, perché lei lo incarnava. E quindi è stato un processo dove Matilda e io, prima delle riprese, spesso parlavamo del senso della scena, del percorso dall'inizio alla fine della sceneggiatura, per capire esattamente in che punto eravamo di questo tipo di dolore. Non so se vuoi aggiungere. Riguardo alle ispirazioni, sì, in verità io ho voluto un pochettino riconnettermi, ma questa è una necessità mia che viene anche prima del film, a un certo tipo di cinema che era legato proprio alla vita. In parte si ricollega alla prima domanda. Secondo me è importante tornare a fare un cinema molto civico, molto militante nel senso non politico del termine, ma non un film neorealista come quelli degli anni 40-50, proprio negli anni 60-70 in Italia, ma poi anche quello che hanno fatto i francesi, i belgi, o un certo tipo di cinema anche americano che viene fatto negli ultimi anni. È un cinema che è tornato a essere civico, è tornato vicino alla vita, e per me è molto importante oggi. Io vedo quanto è difficile produrre un film, un piccolo film come il nostro in Svizzera e in Italia, in Belgio, una coproduzione che abbiamo impiegato 5-6 anni a finanziare. Se dovevo usare 5 anni della mia vita per fare un film, voglio fare qualcosa che mi racconti qualche cosa della vita e non soltanto intrattenermi per 90 minuti e poi lasciarmi andare a casa così esattamente come gli stessi pensieri che avevo prima. Ci sono delle domande? Una domanda qui. Buongiorno, una domanda per Matilda. Volevo sapere quanto è stato difficile per te interpretare questo personaggio, considerato che il film naturalmente gira tutto attorno appunto ad Allegra, la protagonista, mi è sembrato un personaggio molto particolare perché si prende tanti silenzi, ci sono la maggior parte delle riprese iniziano con dei tuoi primi piani, magari fa delle cose, ecco, le vive in un modo particolare perché chiaramente è un protagonista tormentato. Sì, sicuramente è una protagonista tormentata. Hai detto bene, era forse la prima volta nella mia vita in cui sentivo veramente una responsabilità grande, perché leggendo la sceneggiatura mi rendevo conto che non c'era una scena in cui non ci fossi. E chiaramente il film non lo faccio solo io, lo fa anche il mondo che ruota attorno ad Allegra, quindi gli amici, Arad, i genitori, la fisioterapista, la montagna, la natura, che comunque è un personaggio del film in un qualche modo.
però sentivo appunto questa responsabilità, nel sentivo il peso sulle spalle di dover reggere 90 minuti di film e sentivo un po' intimamente che se fosse andato male la maggior parte era colpa mia, che poi non è mai così, però allo stesso tempo ho cercato di usare questa mia paura, questa mia fragilità proprio per raccontare Allegra. E, è un film fatto di molti silenzi, ci sono state molte scene che noi abbiamo tagliato proprio mentre le facevamo, ci rendevamo conto che un'informazione era superflua e poteva essere comunicata anche semplicemente con uno sguardo o con un silenzio. Tante volte i silenzi parlano più di tante parole e Allegra è un animale in gabbia in un certo modo, no? Quindi lei si chiude dentro questo suo silenzio pensando che nessuno nel mondo la possa capire, perché in fondo quello che ha vissuto lei, la perdita che ha vissuto lei, non la può capire nessun altro. E quella rabbia che lei all'inizio, che lei in certi momenti sfoga, diventa passività in tanti altri momenti. Quindi effettivamente abbiamo cercato di fare un film che fosse un po' anche misurato all'interno di questo dolore. Io non so chi mi ha detto una volta che non si possono sentire più di due dolori, non si può sentire più di un dolore alla volta, quindi lei in un certo momento si concentra sul dolore fisico e poi solo dopo arriva il dolore mentale, emotivo, solo quando lei inizia in qualche modo a ritornare a fare quelle cose che noi diamo scontate, no? Camminare, bere un bicchiere d'acqua, muovere il collo, alzarsi in piedi, lì è come se iniziasse veramente a maturare un sentimento oltre al dolore fisico. Quindi anche io ho attraversato comunque molte fasi, ho studiato vari aspetti di un recupero fisico e poi mentale e chiaramente ci sarebbero volute, non lo so, 4 ore per raccontare veramente questo personaggio. Noi abbiamo cercato di raccontarlo in maniera più sincera possibile in 1 ora e mezza, 90 minuti è stato un lavoro veramente, veramente intenso e Nicolò è stato veramente sempre, sempre molto presente, sempre molto attento, mi faceva tante, tante, tante domande. Mi ha fatto veramente ragionare su ogni singola scena dall'inizio alla fine, quindi non c'è la possibilità di evadere, insomma, bisognava starci. Stai andando, Anna Maria? Sto andando lì, che stai iniziando. Lì dove? Per la conferenza stampa di? Del film, di Atlas. Siamo con te? L'ho già fatto, perché tu l'hai già fatto. Lanciato nella... Ciao, qui c'è un segnetto. Sì, qua. C'è un segnetto. Ciao. Ciao. Ciao, Mati. Ciao. Mi vado a commuovere. Andiamo bene. Anche qui, a destra. Guarda. Qui Matilda. Grazie. Siamo, grazie.